Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati. Allora, video che ho fatto ieri, l'ho ripreso un po' in mano stasera nella lettura dei commenti, ho diverse cose da dirvi, perché stiamo prendendo veramente una deriva imbarazzante come tifoseria. Imbarazzante. E quindi ne ho una per tutti. Ne ho una per tutti quanti, eh. Quindi, siccome io apprezzo il contraddittorio, apprezzo la critica, non sopporto le illazioni, non sopporto chi si erge a tutologo, non sopporto tante cose. E quindi dobbiamo di nuovo riportare le cose nei paletti e nei binari giusti. Perché io voglio una community attiva e intelligente, non la voglio depensante. E premetto che a volte sono io il primo depensante, però faccio il depensante magari su cose di calcio, di pallacarottola, di mercato, di quel che vorrei. Non vado oltre misura e quindi analizziamo al volo anche le notizie di oggi. Breve spazio nel finale, ci sarà sul mercato e su altre situazioni. Prima di iniziare, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e a sostenere il sottoscritto che fa video e vi dà l'opportunità di poter anche contestare qui sotto. Apprezzo chi critica, ma chi critica cazzo con criterio, con chi mette in difficoltà le mie idee, ma lo fa forte di certe argomentazioni o di un certo background. Cioè, io apprezzo veramente, ragazzi, il contraddittorio, forse non ci siamo capiti. Non sopporto altre cose e poi ne parliamo. Comunque, siete tutti benvenuti a questa community, ci mancherebbe altro. Non critico nessuno, a parte qualcuno che ieri ho mandato cordialmente a cagare col sorriso, ovviamente, neanche senza prendermela più di tanto. Però l'ho fatto. Ma ci arriviamo nello specifico. Vi invito inoltre a scaricare la Puan Football, app che sponsorizza il canale, le attività che investe anche su noi creators per migliorarci nei contenuti. A breve inizieranno le trasferte, iniziamo con Villar Perosa e ci sarà modo di vederci, di scambiare due chiacchiere, di farci due birrette insieme, di chiacchierare. E non vedo l'ora, perché basta, bisogna anche uscire dai cazzo di schermi, bisogna andare dal vivo e vederci così. Comunque scaricate l'app perché sostiene tutte queste attività ed è gratis. Android e iOS. Premetto sulla vicenda Pogba. Qualcuno mi ha tacciato dell'essere aziendalista perché ho detto che la Juventus non poteva prevedere questo infortunio. Iniziamo da una cosa. Le vostre etichette ve le dovete ficcare nel sedere. Io sono stanco di vedervi anche azzuffarvi nei commenti aziendalista, allegriano, anti-allegriano, pro quello, contro quello. Uno fa una critica e anti. Uno fa un elogio e pro. Dovete piantarla, dovete essere superiori alle etichette, perché le etichette è un modo per preconfezionarvi un modo di essere, un modo di fare, per incanalarvi. Invece ci sono le sfumature, cazzo, non c'è il nero e il bianco, c'è il grigio. E voi sul grigio dovete andare sempre a dibattere, dovete, anche se avete un'idea, dovete metterla sempre in forte difficoltà. Mai darla per scontata, mai pensare che abbiamo le verità e le certezze in tasca, perché vedo tanti di voi che parlano con una certa sicumera che fa spavento su tematiche di cui non conoscete una beata minchia. Perché il caso Pogba è il caso eclatante di quello che sta diventando questo posto qua. Su YouTube tutti i tutologi, un giorno sono fisioterapisti, un giorno sono preparatori atletici, un giorno. Allora, le problematiche fisiche e di campo, di allenamento, di preparazione fisica e problemi muscolari sono cose che noi constatiamo, ma non possiamo avere la sicumera nella certezza di dire colpa di chi è, sicuramente colpa dello staff, ma non puoi individuare una persona, è lui che ha sbagliato perché per questo motivo, questo e quest'altro, perché non abbiamo tutti i dati a disposizione. E io l'ho detto, la Juventus quest'anno deve migliorare tanto da ogni punto di vista. Gioco, performance dei calciatori, risultati sul piano degli infortuni, perché ne abbiamo avuti troppi l'anno scorso. Io le critiche le faccio. Cioè, io quando c'erano infortuni muscolari l'anno scorso, andate a vedere determinate cose che andavo a dire, cioè non ci andavo leggero nella critica con la società. E il fatto che la Juventus abbia inserito all'interno dello staff adesso un head of performance. Cosa sarebbe? Capo delle performance, che analizza gli infortuni muscolari, come lavora il J-Medical, il tasso di ripresa, il tasso di ricaduta dagli infortuni, analizzano tutto. Tutto. Il fatto che ci sia una figura simile,
Sta a significare che la società ha individuato il problema e sta cercando di porre rimedio. Io è una cosa che ho apprezzato. C'è un problema, cerchi di mettere rimedio, apprezzo. Su Pogba, voi siete sicuri? Secondo voi, Pogba, quel menisco era individuabile, era prevedibile? Io, ragazzi, non ho queste certezze. E io vi chiedo, ma con quali certezze è andata a dire una roba simile? Seppur gli addetti ai lavori sono molto incerti sul da farsi, tanto è vero che il buon Pogba sta cercando delle consulenze specialistiche perché c'è difficoltà su come agire e voi state lì a sputare sentenze. Capite? C'è gente che ha studiato 10 anni di medicina, è ritenuta specialista. Parla con lo staff della Juventus sul da farsi, lo staff non è pienamente convinto perché la soluzione non convince, cercano il migliore specialista e voi da casa vostra col computer avete la soluzione subito al problema. È colpa della società che lo ha preso, che non ha previsto l'infortunio, è colpa anche del medico, è colpa degli allenamenti di Allegri e tutte queste cose. Beati voi che avete queste certezze, ma a me pare che si stia andando oltre misura in generale. Uno questo. Secondariamente, quando volete criticare quello che dico io, entrate nel merito, non insultate, non insultate, non iniziate ad insinuare cose che non sapete, perché rischiate anche belle denuncette, perché qualcuno sapete che ha detto che io parlo in questa maniera perché pagato dalla società in biglietti e altre cose. Io vi rispondo, magari, magari, perché io vi invito a spendere quanto spendo io. Se volete mettermi le mani in tasca e controllare quanto io spenda per la Juventus, facciamo i conti. Vi invito a spendere quanto spendo io per vedere la Juventus. Tra trasferte, merchandising, biglietti, Villa Raperosa, 57,50 euro di biglietto. Li avreste spesi? Non lo so. Trasferte, vediamo quanto riesco a farne, ma cercherò di farne quanto più possibile. L'anno scorso, Juve-Villareal, Villareal-Juve. Ho visto la partita all'Olimpico, alla finale di Coppa Italia, sono andato a San Siro diverse volte, ho visto la finale di Supercoppa, pagate. Pagate. Sono stato ospitato una volta da Socios in occasione di Juventus-Inter. Stop. Per il resto la Juventus con me non ha mai avuto contatti, non ho mai ricevuto una maglietta come altri creators dalla Juventus. Perché c'è gente che le magliette le ha ricevute, io no. Io non ho mai ricevuto nulla dalla Juventus Football Club. E vi dico, non è ovviamente un vanto né una medaglia da appiccicarsi. Magari la Juventus mi inviasse merchandising da fare l'unboxing e sbattervelo là. Tutto il merchandising che col Pogba ha. L'anno scorso 3 magliette, spesa totale quasi 500 euro. Volete mettere soldi, cioè, le mani in tasca? Io vi rispondo, papale papale. E sono le stesse persone che adesso hanno fatto quella critica. Non rispondono. Faranno finta di cadere dal pero, faranno. Perché è così che funziona con i social. Io ragazzi, ripeto, do la libertà di parola a tutti, ma evitate di scrivere puttanate, perché anche io con molta umiltà nel video di Pogba dove parlo dell'infortunio mi sono informato e ho chiesto prima di portarvi quel contenuto. Uno. Due, ci sono stati dei professionisti che hanno risposto e hanno detto che era complicato, che bisognava prima capire il quadro della situazione. Poi vedi Pinco Pallo che scrive: ah no, è colpa di Tizio Caio Sempronio. Io ragazzi rimango allibito. Ora parliamo di nuovo di mercato. Allora, fate il video su Rabiot, qualcuno se l'è presa. Ragazzi, a me Rabiot è un giocatore che non è pagato tanto per la resa che è in campo. Io un giocatore a 7 milioni e mezzo, mi aspetto che faccia altro la Juve. Tutto qua. Cioè, è pagato come top player e non è un top player. Siccome il costo della rosa è importante, è un valore importante, dobbiamo cercare di pagare in maniera equa i calciatori per ciò che portano in campo, ai risultati, i gol, eccetera. Rabiot in questi anni, secondo me, non è valso tutto ciò che abbiamo pagato per lui. Punto. Per cui se la Juventus dovesse cederlo quest'estate, io ne sarei ben contento, perché ci liberiamo di un ingaggio importante per una resa che vale meno di quell'ingaggio e magari compriamo qualche centrocampista che migliori tecnicamente la squadra e che abbia dei costi almeno inferiori. Cioè, e questa è la mia idea, non è un insulto a Rabiot e basta, perché Rabiot non lo odio, non lo odio, non lo reputo da Juventus e qualora dovesse esserci l'opportunità di una cessione, io sarei ben felice di accontentarlo e di mandarlo via dalla Juve, tutto qua. Ora, è anche vero che
Con Pogba rotto, chissà come cambiano le situazioni, se la Juventus andrà a intervenire sul mercato in quel ruolo, che cosa farà? Tutto da scoprire. Però io credo che se la Juventus interviene anche con un mediano basso, sposta Locatelli a sinistra provvisoriamente, e hai Zaccaria o McKennie a destra, hai comunque una squadra che ti funziona abbastanza. Il vero dramma, ragazzi, ora io che sono stato uno che rompeva il cazzo per il centrocampo, con un nuovo innesto, il centrocampo è fatto più o meno, dal punto di vista qualitativo abbiamo Miretti, anche Fagioli, dobbiamo ragionare su chi tenere, su chi non tenere, c'è anche Rovella che sta facendo un bel precampionato, vediamo che cosa succederà nelle scelte. Ora io vi dico che paradossalmente il centrocampo, per la potenzialità che ha la Juventus di investire, magari di buttarne un altro dentro, un altro giocatore come Paredes, che a me spaventa e turba per la situazione fisica, questo è chiaro. Perché secondo me bisogna andare su un giocatore che sia almeno integro fisicamente. E su questa io, ragazzi, ve l'appoggio totalmente. Nel senso, la Juventus rischia nel prendere Paredes. Lo paghi ed è uno che è soggetto ad infortunarsi tanto. Nell'ultimo anno ha avuto una marea di infortuni. Negli ultimi 2 anni, poi, perché se andiamo in passato, non era uno che si infortunava con questa frequenza. Però negli ultimi anni ha avuto degli infortuni cronici e questo mi spaventa. Vedete? Là la valutazione con Pogba l'abbiamo fatta, ma è a zero. Tu lo prendi a zero, gli dai un ingaggio, decreto crescita, riesci ad avere dei costi bassi e magari se questo ragazzo trova una certa continuità, bene. Quando paghi il cartellino più l'ingaggio è un'operazione un po' più onerosa, però bisogna valutare la tipologia di infortuni. Se è cronica, bisogna andarci cauti. Bisogna andarci sicuramente più cauti di Pogba. Ok? E quindi Paredes da questo punto di vista mi spaventa. Il vero dramma, ragazzi, è la difesa. Cioè, la cosa che mi sta logorando internamente, che non mi fa dormire la notte, non è tanto il centrocampo. Il centrocampo, ripeto, altro innesto e abbiamo chiuso il discorso. Manca un difensore centrale, perché io con Bonucci ho incubi. Devo essere sincero, io con Leo, secondo me la complementare a Chiellini, complementare con Barzagli e Chiellini, complementare con De Ligt. Bremer, secondo me, va affiancato ad un altro giocatore, che sia Milenkovic, che sia qualcun altro, ma qualcun altro va preso lì. E Rugani, che oggi fa il compleanno, gli faccio tanti auguri, gli auguro di avere un bel regalo di compleanno, un bel servito verso un'altra squadra dove lui è titolare, fondante per il progetto e non una riserva come lo è la Juve. E così la Juve, liberando quello spazio, prende un altro difensore centrale. Questa è la mia idea. Sono queste le cose che mi turbano della società, perché se non chiudiamo il discorso difesa, signori, siamo zoppicanti, cioè aggiustiamo una gamba e abbiamo l'altra rotta, cioè, e questo è il senso. Il terzino sinistro è un'altra cosa che non mi fa dormire la notte. Ho scritto un post su Twitter, ve l'ho detto ieri. Cioè, l'ideale sapete cos'è? Che Alexandro ce lo teniamo per quest'anno. Non è l'ideale in realtà. Siamo obbligati perché prende 7 milioni e mezzo l'anno netti. Ha un anno di scadenza. Chi viene a comprarlo? Qualcuno mi parla di rescissione consensuale. Ma sapete cosa vuol dire rescissione consensuale? Che c'è il consenso da giocatore e società. Il giocatore non penso che abbia voglia di mollare un contratto da 7 milioni e mezzo netti a stagione per fare il disoccupato. Non credo che sia questa la voglia di Alessandro. Alessandro rimane, si gode l'ultimo anno di contratto e poi va via. Ecco, va via. Quindi cosa si può fare? Pellegrini aveva delle squadre che lo stavano osservando in maniera importante, che lo stavano seguendo. Bene, andiamo a cedere lui. Cerchiamo di cedere lui. Piccolo tesoretto, andiamo a spendere soldi su Raum, costa 40 milioni. Qualcuno mi ha detto: siete pazzi, 40 milioni, ne vale 20 su Transfer Market. Ragazzi, non esiste un modo per dare un valore oggettivo ai calciatori. I calciatori hanno dei valori soggettivi. Soggettivi cosa intendo? Sono imposti alle squadre di chi vende, si trova l'accordo tra chi vende e chi compra, punto. È figlio di una trattativa il valore del calciatore in quel momento. Poi può essere esagerato, ma è una percezione del tutto soggettiva. Transfer market, lo dicono anche loro nel sito, danno dei valori indicativi. Poi bisogna capire quanti anni ha di contratto, quanto quel giocatore è diventato importante. Raum negli ultimi anni è diventato, nell'ultimo anno è diventato titolare della Germania. E quindi questo sicuramente ha innalzato la PIL, eccetera. Però il giocatore secondo me andrebbe a incastrarsi bene. Udogi? Uno dei miei sogni proibiti, nero, che non è una cosa per essere razzisti, nero perché di colore
corporatura potente, esplosiva, è alto, grosso, è un treno, tecnicamente molto bravo, e ha grandi margini di miglioramento. Raum è già pronto, cioè 40 milioni, entrata attiva con Lipsia, che è quasi avanzata, quindi è una cosa che fai subito, no? Qualcuno mi dice che il terzino sinistro non è la priorità della Juve, e la Juve qua sbaglia, alla faccia dell'aziendalismo del sottoscritto. Qua la Juventus fa una cagata. Terzino sinistro è prioritario e ce ne accorgeremo in stagione, perché è bastato avere veramente, come ha detto Mirko Nicolino, che ci siamo scambiati un paio di tweet oggi, è bastato vedere un antipasto col Barcellona, ce l'abbiamo ancora sullo stomaco. Non voglio pensare al primo, al secondo, al contorno, al dessert, al digestivo e al caffè. Non ci voglio arrivare là con Alessandro. Quindi là c'è da ragionare, là c'è da lavorare. Mercato Juve è tutto in evoluzione, ma mi auguro che certe problematiche vengano individuate e si vada subito a colmare quei vuoti che abbiamo in squadra. Difensore centrale, terzino sinistro, poi passiamo bene al centrocampo. Magari iniziamo a lavorare sulle cessioni e poi si lavorerà sul mercato in entrata. E stessa cosa vale per il vice Vlahovic. Puoi anche iniziare le prime due giornate senza Vice Vlahovic e cerchi di adattarti un pochettino. Hai anche comunque un Moise Kean, che non è da buttare via. Ha iniziato abbastanza bene, ce lo dimentichiamo. Però ce l'abbiamo in rosa. Per cui io mi auguro che la Juventus vada a intervenire sulla difesa, in primis. Poi passiamo al centrocampo, sulle ingressi. In contemporanea con la difesa bisogna fare le cessioni, sia chiaro, e poi si lavora anche sul vice Vlahovic. C'è tempo fino alla fine del mercato, però i ruoli prioritari vanno sicuramente chiusi prima, e questa è la cosa che mi preoccupa, perché io poi sento a livello giornalistico: ah, la Juve non ha nell'ordine delle priorità il terzino sinistro. A me viene la strizza, a me viene la strizza. Detto questo, sfogo di 17 minuti, porca miseria, perché per caricare sto file ci metterò 18.000 ore, qua in Sardegna, visto e considerato che lo volevo fare col 4G, neanche col 5, 4G, zoppo, zoppo oltretutto. E niente, mi scuso se sono stato prolisso, sono stato duro con alcuni, ma ragazzi, guardatevi i commenti, anche la cattiveria nei miei confronti. Cioè, a parte che io sono libero di pensarla come cazzo mi pare, però le etichette ve le mettete in quel posto, perché io non vi etichetto. Qualcuno ha anche delle opinioni contrarie alle mie. C'è un ragazzo che commenta sempre, Gaetano. Quante volte ci troviamo in disaccordo? Sempre il benvenuto. Cioè, dice la sua educatamente, mi dice: no, non la penso così, non la penso cos'ha. Libero, libero di scrivere quel che gli pare. Non l'ho mai trattato male, mi pare. Per cui c'è spazio per la controversia, però mi dispiace quando mi tacciate per un video, poi magari non mi seguite sempre, per un video che giustifico magari la società, in questo caso per Pogba, aziendalista. Non avete capito un cazzo. Le etichette, ripeto, ficcatevele di là. Per chi mi ha etichettato. Agli altri, buone discussioni sotto, mi raccomando, con umiltà, perché io mi pare che sia umile, lo dico. A volte dico stronzate, a volte dico cagate, dico inesattezze. Fa parte del gioco? Sì. Però sono umile nell'ammettere queste cose. C'è gente che pensa di essere un futuro DS in erba e spara sentenze dall'alto del divano. Anche a meno. O magari dottore, fisioterapista, ancora peggio. Beati voi.